Questo è senza dubbio uno degli ambienti più affascinanti di tutto il centro Italia. Siamo lungo le sponde del Lago del Salto. Sono in compagnia di Alessandro Pagliarici. Ciao ragazzi. Ciao Alessandro. Sarà sicuramente una sessione tosta. Di quelle impegnative, di quelle che ci daranno da fare. Il posto è da favola, il clima è perfetto e non ci resta che iniziare a posizionare il campo e andare a calare le canne. In bocca al lupo, Ale. In bocca al lupo, non è. Siamo in primavera, stiamo per andare a calare le canne, abbiamo deciso di innescare principalmente tutte le canne con delle Tiger Nut, visto il periodo e visto il posto. In questo lago le carpe adorano le Tiger Nut. Caleremo principalmente su bassi fondali, in quanto l'acqua è prossima ai 19 gradi, quindi abbiamo ipotizzato che le carpe sicuramente frequenteranno queste zone, diciamo, di acqua un pochino più bassa. E vediamo gli spot che riusciremo a trovare e dove riusciremo a calare le canne. Qualora non si riuscisse a calare tutte le canne su fondali da, diciamo, 1 a 5 o 6 metri, qualche canna sicuramente la proveremo un pochino più profonda, ma siamo fiduciosi su quelle a bassa profondità. Stiamo cercando uno spot per posizionare questa canna, siamo all'interno di una gola, penso che la metterò su una bassa profondità. Sto cercando di capire com'è la pendenza della riva, ma a quanto sembra non è una pendenza molto ripida. C'è un po' di riporto sotto 8 metri, quindi qua sicuramente è una zona fangosa. Qua iniziamo a vedere la prima fascia di termoclinio, molto blanda, ma c'è. Finiamo la pendenza finché non sfonda il fondale, poi dopo valutiamo dove posizionare la canna. Ecco, abbiamo trovato lo spot, adesso posiziono con cura l'innesco. Fondale compatto con un leggero strato di limo, perfetto. Una leggera manciata di tiger sull'innesco. È un passaggio, quindi non bisogna abbondare con la pastura.
La zona che abbiamo scelto di affrontare in questa sessione è una zona particolare, no Alessandro? Siamo nei pressi della diga. Nei pressi della diga, nell'Anza, vicino proprio alla diga. Qui la zona è caratterizzata da profondità importanti, ma pendenze più dolci rispetto a tutta l'area circostante. Quest'Anza, specialmente in questo periodo, dove l'acqua raggiunge dei livelli più alti rispetto all'estate, ad esempio, va a ricoprire quella che sono i prati circostanti al perimetro del lago, e quindi crea delle zone molto interessanti, più con pendenze più dolci e ideali per la primavera. È una zona, a nostro parere, molto sottovalutata in questo periodo, in quanto vista la primavera si tende appunto a cercare i pesci verso il fiume, verso la parte alta del lago. Noi invece siamo praticamente nella parte opposta, ma essendoci appunto delle pendenze più graduali, con dei prati completamente sommersi e pendenze più dolci prima delle pendenze più importanti che portano appunto verso il letto del fiume, abbiamo deciso di provare qua. Sì, sarà sicuramente una sessione difficile, impegnativa, perché comunque statisticamente quest'area di lago è una zona dove si fanno meno pesci rispetto alle zone più a monte. Ma in ogni diga, diciamo che comunque sì, la zona della nei pressi del muro della diga è una zona più impegnativa e con meno pesci, ma sicuramente la media del peso dei pesci è più alta, è più importante. Sì, è più importante rispetto alle zone. Non dobbiamo nasconderlo, abbiamo scelto questa parte di lago perché abbiamo deciso di provare a fare appunto meno pesce, ma qualche carpa un pochino più importante. Sì, poi vediamo quello che... La diga del Salto è un posto sicuramente impegnativo, un posto che non regala nulla, è un posto dove non è semplice fare pesci, ma comunque provare in condizioni come queste può comunque portare a buoni risultati. Sì, sicuramente i migliori del fiume, sì, probabilmente. Ed è quello che noi speriamo in questa sessione. Sarà una sessione comunque veloce, abbiamo a disposizione solamente due notti. Affrontare in primavera un ambiente come il Salto, in zone così ostiche e meno frequentate dei pesci. Sì, frequentate dei pesci rispetto alle zone più a monte è un azzardo, ma un azzardo che speriamo porti i suoi frutti. Prima notte senza catture, eh? Ieri c'era movimento, eravamo convinti che qualcosa si sarebbe mosso, e invece non si è mosso nulla. Sicuramente oggi proveremo a cambiare qualcosa, parecchie cose. Sì. We'll be right back.
purtroppo pescando con inneschi di piccole dimensioni per cercare di vincere la diffidenza delle carpe, spesso ci troviamo a dover combattere con delle breme anche di notevoli dimensioni, però fa parte del gioco. E poi, come avete visto, tanto alimento naturale. Questa breme ha mangiato, ha strisciato il terminale sul fondo e sul filo c'era incagliata una gozza. In un lago come il Salto l'abbondanza di alimento naturale è molto importante per l'accrescimento delle carpe. E qui, specialmente negli ultimi anni, c'è stato un incremento di quelli che sono i crostacei e i molluschi nel lago. Cozze come quelle ricoprono spesso ampie zone di fondale e la pesca diventa ancora più difficile, più impegnativa, ma ancora più bella. Ok, andiamo a regalare. Vediamo di cambiare qualcosa, perché in acqua bassa i pesci non stanno rispondendo. Proviamo a variare qualche calata e aumentare la profondità. Benché siamo in primavera, è un po' un azzardo, però comunque qualcosa dobbiamo cambiare. Quindi inizieremo ad aumentare quella che è la profondità di calata. Siamo a una buona profondità di calata, quindi dobbiamo cercare durante la pasturazione di non ampliare troppo il raggio di gittata, perché comunque la discesa è lunga e quindi la nostra pastura va sicuramente ad ampliarsi ad un raggio più ampio. Quindi durante la pasturazione cerco di gittarla più preciso possibile sopra l'innesco, poi la lenta discesa farà il resto e distribuirà la pastura in tutta l'area. Il lago del Salto è uno fra gli ambienti più belli, più affascinanti non solo del centro Italia, probabilmente è uno degli ambienti più affascinanti d'Italia. Fondali importanti, pendenze toste, alternarsi continuo di roccia, sabbia, terra. È uno degli ambienti più affascinanti ma più difficili. In passato il lago del Salto era molto meno avaro di catture, poi comunque l'aumentare della pressione di pesca, i pescatori di professione e non, che comunque in passato hanno sicuramente influito su quella che è una minor quantità oggi di carpe che nuotano in questo lago. Ma il Salto è ancora vivo, il Salto è ancora frequentato da pescatori, da carpisti, ci sono comunque sempre buone popolazioni di carpe che vivono in questo ambiente. È diventato un posto più difficile anche per l'aumento di quello che è l'alimento naturale presente nel lago. Oggi il lago del Salto è pieno di crostacei e di molluschi, tante piccole cozze,
tante piccole vongole d'acqua dolce, gamberi in grande quantità. Quindi le carpe, nonostante hanno passato degli anni difficili, hanno comunque risposto bene. Oggi sono ritornate ad aumentare, non ancora come erano una volta, ma comunque la popolazione sta ricominciando a crescere, a risvilupparsi. Ci sono pesci importanti qua dentro, è uno dei laghi dove sicuramente ci sono pesci che non sono ancora mai stati catturati. E il fascino di questo lago è proprio questo, il non sapere mai cosa ti trovi dall'altra parte della lenza. È un ambiente che ogni volta che mangia un pesce, che parte una canna, che suona un segnalatore, ti sale comunque una grande adrenalina, perché specialmente in zone come queste, nei pressi della diga, in queste aree ricche di una buona profondità, meno pesce rispetto alle zone più alte del lago, ma pesce sicuramente più importante. Quindi ogni volta che qui mangia una carpa c'è sempre grande emozione nel recuperarla. Il lago è un lago, è una diga difficile, è una delle dighe più difficili che abbiamo qui in Italia, non tanto per le catture ma più che altro per la taglia. Fare pesci importanti qui non è una cosa semplice. Bisogna valutare tanti aspetti. Io mi ricordo negli anni passati, era nei primi 10 anni degli anni 2000, frequentavo spesso il Salto, e le sessioni che abbiamo fatto qui al Salto sono state sempre sessioni dettate da uno studio preventivo. Qui venire a pesca al Salto una volta, due volte l'anno e fare pesci importanti vuol dire avere più che altro fortuna. Noi quando frequentavamo il Salto lo frequentavamo per intere stagioni e per intere anni, partivamo dall'inverno e tutto l'anno poi lo dedicavamo al Salto. È una bella esperienza da fare, perché comunque ti trovi davanti a delle condizioni in cui impari a conoscere il lago e i comportamenti delle carpe, e sei costretto in un certo senso a seguire tutti i vari spostamenti delle carpe. È una pesca molto di ricerca, però è bello frequentare per lunghi periodi di tempo ambienti come questi, e i risultati arrivavano e arrivano per chi fa questo tipo di pesca. Anche questa dobbiamo posizionare intorno ai 18 metri. Sono posizioni di calata abbastanza estreme per quello che è il periodo, siamo comunque in primavera, però anche la coscandaglio ci ha segnato alcuni archi a profondità abbastanza importanti, quindi siamo al Salto, nulla è scontato e tanto vale provare. Sapevamo che sarebbe stata una sessione impegnativa. Secondo giorno, abbiamo trascorso la prima notte senza catture. Stamattina abbiamo pensato di fare cambiare strategia tentando un azzardo, e ora si sta facendo sera. Abbiamo riposizionato in pratica tutte le canne a delle profondità superiori, delle profondità quasi estreme per il periodo. Non consone per questa stagione. Sì, è primavera, ma abbiamo visto degli archi, come abbiamo detto con l'ecoscandaglio, a profondità importanti, oltre i 15 metri.
abbiamo mantenuto un solo innesco intorno ai 10 metri, 11 metri, e gli altri li abbiamo tutti quanti riposizionati più profondi, nelle stesse zone, nelle stesse aree, ma in delle fasce di profondità maggiori, lasciando gli stessi inneschi, sì, stesse esche, stessa strategia di pasturazione. Pasturazione naturalmente molto più contenuta, perché la profondità contenuta nel raggio, soprattutto perché la profondità di discesa porta già ad ampliare il nostro raggio di pasturazione, e quindi a questo punto speriamo di salvarci con questa zappa. Vediamo quello che succede. Per me è stata un'ottima scelta. I pesci ci sono in giro, anche se la stagione non è quella da posizionare gli inneschi in maniera profonda, però l'ecoscandaglio ci ha detto cose diverse, quindi noi abbiamo provato, vediamo quello che succede. Ecco. Andiamo, grande salto! Sicuramente migliore quello di stamattina. Questa notte siamo riusciti a catturare una gran bella regina, e i cambiamenti che abbiamo fatto ieri sulle canne hanno portato i loro successi. Quindi ora ci prendiamo un bel caffè con calma e poi ve la facciamo vedere.
Ecco, ora vi facciamo vedere questa stupenda regina del salto. E non si finisce mai di imparare. Queste sono quelle situazioni in cui non finisci mai di imparare. Avevamo iniziato ad improntare la sessione calando su acqua, su profondità, prettamente primaverili, e non stavamo ottenendo risultati. Abbiamo scelto di posizionarle più in profondità. Questa notte, con nostra grande sorpresa, è partito questo pesce a 18 metri in primavera. Come avete visto, questo pesce ieri notte, oltre alla nostra pastura, al nostro innesco, ha mangiato anche delle piccole vongole. Le abbiamo trovate questa mattina all'interno della sacca. A tutto c'è una spiegazione: probabilmente il lago quest'anno è salito troppo rapidamente. L'alimento principale dei pesci qui nel lago, come crostacei e molluschi, sono ancora in profondità, e forse è per questo il motivo per cui abbiamo catturato questo pesce a profondità importanti. E cerchiamo di dare a ogni cosa una logica, una spiegazione logica, anche se spesso, in particolare nel carp fishing, ogni spiegazione è dettata dall'esperienza e non si finisce mai di imparare. Pesci del salto, ragazzi, fantastici! Questo giro ce la siamo vista brutta. Siamo diventati anche Bordeaux, quindi. Sole, caldo, primavera. Abbiamo cambiato la strategia in corso e abbiamo ottenuto i risultati che speravamo. Non è mai semplice fare gran sessioni oggi qui al salto. È comunque sempre importante fare pesci. È la base quello, sempre. E questa volta ci siamo riusciti. Posto da favola. Video che anche con un solo pesce spero vi sia piaciuto da vedere, perché comunque in un ambiente del genere e con un pesce del genere ha un gran valore. Sì, qua tutto ha un valore raddoppiato. I pesci sono pesci veri, pesci sudati, il posto è impegnativo, i pesci hanno il vero valore che devono avere le carpe oggi. Sì. E come avete visto, è importante in tante situazioni non tanto cambiare posto di pesca, ma cambiare proprio strategia. Approccio, sì. Abbiamo variato le profondità e siamo riusciti a cavarcela anche questa volta, in un ambiente che è un ambiente comunque molto difficile. Allora, ragazzi, io a questo punto ringrazio Alessandro, grazie Ale. Grazie Lorenzo. E noi ci vediamo alla prossima con i prossimi video, sempre su questo canale. Ciao, ragazzi. Ciao.